Hello! È successo di nuovo, sono alle Maldive. Questa volta però ho portato la mamma perché era il suo viaggio dei sogni e non ci credo di essere riuscita a realizzarlo. Gol della vita proprio, check, così. La camera è pazzesca, quindi vi faccio un bel room tour. Partiamo dall'ingresso. Siamo su una water villa, questa è la nostra, la 326. Qua abbiamo ombrelli, sperando però di non dover utilizzarli, e le nostre bici, poiché l'isola è davvero grande. Ora entriamo e questa è la visuale. Sì, questo è quello che vediamo appena entrati. Abbiamo appena fatto il check-in, c'è ad esempio una bottiglia di spumante come benvenuto, della frutta, dei dolcini. Siamo all'Emerald, questo resort, tra l'altro italiano. Quindi un welcome davvero stupendo. Tra l'altro non so se rende, ma la camera è davvero gigante. L'avevo già visto ovviamente sul sito, ma non me l'aspettavo così grande. Invece è proprio ampia, luminosa, infatti è qualcosa di meraviglioso. Qua comunque c'è il letto, una bella scritta, delle zone un po' più relax. Mi piace un sacco che sia colorata con tutti questi quadri. Adoro anche il contrasto poi che si crea in realtà con il legno, come ad esempio qui. Passiamo al punto forte perché so che è quello che vi interessa maggiormente. Comunque qualcosa di incredibile. Sono orribile perché ho appena fatto il viaggio in aereo e sono state tipo 24 ore in giro, però non lo so, essere riuscita a portare qua mamma è proprio una cosa. Tornando al tour, troviamo questo tavolino con le sedie dove magari possiamo berci un caffè o comunque stare tranquille. Qua abbiamo la nostra piscina, il sdraio dove ci fiondiamo subito dopo aver fatto questo tour perché effettivamente vogliamo abbronzarci, missione di queste giornate. Adoro questa perché l'altra volta non c'era ed è praticamente questa rete dove tutti i spaparanzi, insomma, te la vivi in chill. E poi qua la pedana che insomma va fino all'acqua. Niente, non riesco a spiegarmi perché sono parecchio emozionata. Dopodiché qua c'è invece il bagno, ma entriamo dall'altra. Quindi torniamo dentro e facciamo il giro. Dalla camera, rispettivamente alla destra del letto, c'è l'ingresso appunto per entrare nel bagno. Anche questo con questa vista meravigliosa. Qua abbiamo lavandino con tutte le varie cosine insomma che ci possono servire, specchio gigante perfetto, adoro, tra l'altro fa un caldo devastante, specchio per fare tutti i vari fit check. Di qua ci sono i sanitari, qui invece la cabina armadio, vasca, non vedo l'ora di farmela, e questa doccia che tra l'altro ragazzi è stupenda. Sì, pensavo non si notasse, ma guardate che gioco di colori bellissimo. E poi appunto anche da qua possiamo uscire e andare sulla terrazza. E eccola qua! Questo era il tour, fatemi sapere se vi interessa magari anche il tour proprio dell'isola in generale, anche perché è gigante, in realtà non vedo l'ora di andare a scoprirla meglio anch'io. Detto questo, ora mi metto un costume e prendo un po' di sole. Vi mando un bacino e inizio ufficialmente questo viaggio con mamma. È già iniziato da un po', ma inizia effettivamente il nostro soggiorno, diciamo. Ecco. Ciao ragazzi, allora siamo pronte per fare il tour dell'isola. Sono qua con mamma, c'è un po' di vento, quindi speriamo che ogni tanto insomma non si rovini l'audio. Comunque, anche se fosse, vi faccio vedere in generale così potete avere una panoramica. Iniziamo, anche perché mi stanno guardando male. Comunque siamo con il nostro bolide pronte. Questo è il ristorante che fa pranzo, cena e dove si fa colazione al buffet. Vi faccio una panoramica, tra l'altro i colori sono stupendi. E davanti c'è anche una zona dove si può prendere il sole. Divanetti e qua le varie sdraio che vanno direttamente sulla spiaggia. L'altro rispetto all'anno scorso quando sono stata qui è super super pulita, o comunque in generale siamo state fortunate perché si vede che è il periodo migliore, perché effettivamente adesso è marzo, quindi è super corretta, ecco.
la stagione per venire, mentre l'anno scorso che sono stata fine aprile, inizio maggio, già era un pochino più fuori stagione. Salita dalla spiaggia, ci avventuriamo nelle varie stradine che portano alle prossime location e lì, eccola, c'è la mamma. Quindi andiamo, tra l'altro ogni 100 metri c'è la mappa in generale del resort, così che nessuno si perde, anche se, spoiler, io a volte mi perdo, ogni tanto vado in crisi, poi trovo quella mappa effettivamente e capisco dove andare, però ecco, è davvero grande, quindi è facile perdersi. Qua ci sono le varie casette, invece, che danno poi dall'altra parte sulla spiaggia, che hanno privato appunto le varie ville. Noi invece siamo un tubo, noi invece siamo su quella, sull'acqua, che poi insomma andiamo a vedere. Qui c'è il ristorante asiatico e devo rifare il giro per farvelo vedere. Ecco, dobbiamo fare inversione. Tra l'altro ci sono anche le rotonde per fare inversione, io prendo sempre il lato sbagliato, ovviamente, non fatelo, perché qua, tra l'altro, curiosità, il senso di marcia è opposto al nostro, infatti questa cosa mi manda in crisi sempre. Eccolo qua, tra l'altro questo è aperto solamente a cena, quindi non posso farvelo vedere all'interno, però ci tenevo a farvi vedere l'ingresso perché stupendo. E qua tra l'altro siamo venute a mangiare ieri facendo il tapagnacchi, mentre questa sera proveremo invece la cucina classica. Voleva mimetizzarsi con la location. Tornate alla rotonda. Ora andiamo a destra, se non facciamo un incidente prima, ok? E andiamo verso le nostre casette. Tra l'altro questo pezzo è anche in salita. Guardate che carino! E qua c'è tutta la spiaggia. Tra l'altro il ponte è bello lungo, perché secondo me queste ville saranno circa una trentina. Scherzone, stavo guardando i numeri delle varie ville e secondo me sono 50 tutte. Comunque a fine del ponte c'è questa, che è la camera, quella presidenziale, quella gigante diciamo, dove ovviamente non possiamo andare, ma vi faccio vedere comunque l'esterno e mi giro. E torniamo indietro. Ok, prima abbiamo fatto la parte sinistra qua del ponticello, ora andiamo verso la destra, dove c'è invece la piscina principale, un altro ristorante. Ci sono anche le frecce che ti dicono dove andare. Ed eccoci qua, ora parcheggio la bici e andiamo dentro. C'è il bar, il tavolo dove giocare a biliardo. Poiché qua ogni sera c'è praticamente una serata a tema, quindi diciamo che è la zona più viva dell'isola. Qui c'è il corridoio, tutte le altre sdraio. Poiché appunto, come dicevo, qui c'è la piscina principale. Stupenda, poi là c'è un'altra spiaggia, mentre qua c'è un altro ristorante dove si può sempre appunto pranzare oppure cenare la sera. E in lontananza i vari lettini che invece sono proprio a ridosso della spiaggia. Per quanto riguarda la temperatura è molto elevata, ci sono dai 30 ai 35 gradi solitamente. Adesso ovviamente è il momento più caldo, io ho deciso di fare un bel tour in bici adesso, ma in realtà con questa luce secondo me il video è più bello semplicemente, quindi farvelo la sera non avrebbe avuto tanto senso. Dopodiché rispetto alla piscina appunto che è qua, qui ci sono degli shop dove magari si vendono appunto cappelli, lì ci sono dei vestiti, laggiù in fondo invece c'è quello per magari gonfiabili, creme. Perché ovviamente sull'isola se ti dimentichi qualcosa deve esserci un posto dove puoi andare a prendere i beni, diciamo, di prima necessità che ti servono per sopravvivere qua, poiché non si può, ecco, andar via dall'isola così come se fosse niente, non prendi la barchetta e vai in centro, giustamente. Continuiamo il nostro tour. Eccoli visti da più vicino e qua c'è quello appunto per i bimbi. Continuiamo. Qui c'è la zona dove... qua vado contro una siepe, pianta. Dicevo, quella lì che ho ripreso è la zona invece dove potete andare per capire cosa fare per quanto riguarda gli sport acquatici, che c'è una marea. E qua c'è invece la reception.
Siamo ora nella zona dei campi da tennis, campi da calcio, che tra l'altro sono immensi, super curati. Lì ci sono le varie racchette, palline da prendere, perché free, quindi puoi andare quando vuoi, altrimenti ci sono anche le lezioni da fare, ma ovviamente bisogna prenotarle. E lì dentro c'è la palestra. Ok, arriviamo qua, che c'è un ristorante che poi vi faccio vedere, che si chiama Amazzonico, e poi c'è la spiaggetta, diciamo, per i bambini. Mi correggo, il parco giochi, non la spiaggetta. Comunque mi sto avventurando per farvi vedere, perché è un po' difficile, poi che ho superato il limite di età, comunque è questo. Quindi non posso entrare, sono fuori dal recinto, guardate. Ok, qua si vede meglio. Comunque, insomma, questo spazio è molto importante se ovviamente vieni con la famiglia, eccetera, perché quando sei una coppia e voglia di un po' di intimità, ovviamente, e qua ti aiutano, ti tengono magari i bambini per un po' di tempo, quello che, insomma, c'è bisogno, così ti puoi anche ovviamente rilassare con il tuo compagno, la tua compagna, eccetera. Se vedo dei commenti sulla mia sudorazione, mi arrabbio, perché ovviamente... Qui c'è un bel trenino, tra l'altro sono arrivata da un'altra parte, volevo farvi vedere il ristorante, ma ho sbagliato strada, circa 10 volte al giorno, quindi magari ci passiamo dopo. Prima non vi ho fatto vedere, questa qua è la spa, non era una villa. Ho parcheggiato un attimo la bici perché ho visto questa insegna e non so cosa ci sia, perché non ci sono mai stata. Quindi scopriamola insieme. Ah, ok, è tipo una mini serra dove fanno crescere le orchidee. Tra l'altro sull'isola ci sono dei fiori stupendi. Invece qua è dove siamo arrivati, quindi dove arrivi praticamente con l'idrovolante, e ti fanno tutta l'accoglienza. Qua vediamo la spiaggia e ci sono le varie barche con cui fai le escursioni, anche queste altre. Comunque arriverà il giorno in cui cado con la bici in acqua, guardate, sono sicura. Ok, adesso andiamo al ristorante che prima non sono riuscita a farvi vedere. In tutto questo ho perso mamma, comunque non è più dietro di me. Eccola, non ci credo! Ma dove eri finita? Eccolo! Eccolo qua, tra l'altro stupendo, perché praticamente mangi in questa sorta di capanna. Ovviamente non è tutto allestito, però questa è la location. Poi, che ad esempio, questo ristorante o l'Asiatic sono aperti solamente a cena.